Pecorella, Riccardino, la mettiamo qui perché ha sete, beve. Ecco, e cade, oh mamma mia. Mamma. L'asinello, anche se gli hai mangiato la coda, mettiamo qua. Perché lui è come il papà, quando è sdraiato dorme, quando è in piedi mangia. Tu sei invidiosa, perché il nostro bambino ha già capito tutto della vita. Senti. Cosa? Chi? Cosa? Renne. Ah, che rumore di renne. Ci sono le renne. Vero. Riccardino, dobbiamo andare a nanna. Guardami. Sì, perché se le renne arrivano... E trovano la renna piccola, non portano i regali di Natale. E allora c'è anche una rennona per il paparone. Non sarà mica quella renna che penso io. Ma cosa dice il papà? Ciao mamma. Ciao. Non è quella renna. Signora, che piacere. Buona vigilia a tutti. È arrivato il cenone. Sarebbe quella roba lì. No, questo è per l'aperitivo. Ah, Gigi. Sarà meglio. Ali, vieni qui, la salì. Che simpatica. Alice, è la sorpresa rovinata, l'ho già vista, è qua. Più o meno. Ah, non è questa. No. Tenga ragazzo, auguri, auguri. Scusa, ma gli dai solo 10.000 lire. Prego, lo dai, la tredicesima. Almeno 50.000, no? Ma glieli dia lei che insiste. No, io non sono d'accordo su questa usanza italiana. Poi il giovanotto guadagna profumatamente bene per il suo lavoro. Allora devo mangiarlo io? No, sì, dagli 20.000 lire e sia finita lì, su. Tenga allora, auguri di nuovo. Grazie mille. Grazie 20.000, altro che mille. Vabbè, adesso bisogna mettersi al lavoro perché c'è un mucchio di cose da fare. E porto tutto in cucina. Prego, via. Dai. Attenzione a questa, qui esce il sugo. Piano. Questo deve essere il vitelltonè. Sì. Ecco, questo è il fattorino che vola liquidazione. Che spiritoso. Avanti, altre 10.000. Ragazzi, non potete immaginare che cosa mi è successo. Cosa è successo? L'hanno rapinato? Mi hanno rapinato la macchina, il portafoglio e pure il regalo per mia madre. Oh. Il regalo per mia madre, signore. Ha capito, il regalo per la madre. E non potete immaginare chi è stato, non lo potete immaginare. Chi è stato? Babbo Natale. Babbo Natale in carne ed ossa, mi si è avvicinato, un Babbo Natale in carne ed ossa. Io pensavo che erano questi Babbo Natale che chiedono i soldi a Natale per Babbo Natale. Invece ho abbassato il finestrino e quello mi fa, dice, mi dai un passaggio alla stazione? E lei gliel'ha dato. E che fai? Babbo Natale ti chiede sotto Natale un passaggio alla stazione e non glielo dà. È come se venisse diabolica a bussare alla porta, non lo fai entrare. A parte che qui entro lo stesso perché c'hai i trucchi. Vabbè, insomma, evitiamo i riferimenti personali. Andiamo avanti, il fatto. Il fatto, signore, stavo su Viale Monza. E indovinate quello che fa? Ha tirato fuori una pistola così, gliel'ha puntata alla testa e gli ha detto se non mi dà tutti i soldi lo ammazzo. La pistola. Ah, ma io non mi sono lasciato intimidire, eh? Ah, no! Ho guardato dritto negli occhi. Indovinate che cosa gli ho detto? Non lo dica lei che è tardi. No, gli ho detto, guarda, questa non è un'azione da Babbo Natale. No. Tu hai chiuso come Babbo Natale. Ma lui niente, allora io mi sono arrabbiato assai. Ho detto, questo è il portafoglio, questa è la macchina. E vattene via perché non ti voglio più vedere se non vengo a cercare fino al Polo Nord. Certo che ha avuto un bel coraggio il nostro amico, eh. Mamma mia. È solo che adesso c'è un problema. C'è un problema. E sentiamo sto problema. È che devo andare a Napoli a trovare quella povera vecchia. Mia madre. I treni sono pieni, gli aerei non ne parliamo assolutamente. Ci vorrebbe qualcuno che gentilmente mi prestasse la sua macchina. Quel qualcuno gentilmente la sua macchina l'ha prestata a un altro qualcuno che altrettanto gentilmente è andato sotto un tram. No, io avevo la precedenza e venivo da sinistra. Il tram non mi ha visto. I tram hanno sempre la precedenza, pure venissero dall'alto. Ma è un modo di dire. No, modo di dire o no? È vero che i tram possono venire dall'alto? Non mi confondere, perché poi quando capita che... Non litigate, è Natale, non sta bene. E poi il vostro vicino c'ha un grosso problema, grosso. Che deve andare a Napoli e non ha la macchina. Il vicino non ha nessun problema perché a due isolati da qui c'è l'autonoleggio, si presenta là, si fa dare una macchina in affitto. Poi dice che studiare non serve a niente, vedi signore? Studiare non serve a niente. Ti posso dare un bacio? No, fatti dare un bacio. Che poi a Natale non ci baciamo. Bello, sei troppo bravo. Guarda, ti ringrazio, mi hai dato un'idea strepitosa. Meno male. Un favore però me lo devi fare. Un favore me lo devi fare perché siccome sto vestito col completo per l'aliscafo che fai. Non puoi guidare quel montone, quello vecchio. Quello vecchio? Brutto. È in tintoria. Mi spiace, è in tintoria. È in tintoria, vabbè.
Buon Natale, buon Natale. Auguri, buon viaggio, buon Natale. Buon Natale. Auguri. Buon Natale. Non è in tintoria il montone. Si fa per dire, che gli do pure il montone. Si fa per dire, è in tintoria. Gigi, Alice, una tragedia. Un'altra Madonna, tragedia. Mamma, non drammatizziamo, cos'è successo? La frutta. Ho dimenticato di comprare la frutta. Vabbè, adesso Gigi va a prendere. Ma no, ma con tutto sto ben di Dio che c'è, proprio la frutta devo andare a prendere, dai. Ui, io mangio soltanto lo fruttino. Ma quest'ora è chiusa, se non è chiusa ha finito tutta la frutta. Un ananasino piccolo che lì, che dice, non mi ha comprato nessuno, un ananasino. Gigi, sono fiera di te. Ah sì? Perché cosa fai? Perché nessuno riesce a farsi mettere i piedi in testa da mia figlia come te. Ananas. Ragazze, è una cosa pazzesca. Un ananas, 5 banane, 98.500 lire. Manco ve li avessero mandati a casa da Tarzan con le liane. Buona questa, buona. No, scusate un attimo. Famiglia Mantelli. Questa è casa mia, quello è il mio divano. Buonasera. Sera. No, comodi, comodi. Arrivo subito, un attimo, arrivo subito. Alice, sei un incosciente. Sì. Alice, chi sono quelle due? Chi sono quelle due persone? Oh, tua moglie ha avuto la trovata del secolo. A Natale lo fanno tutti, è un'idea lodevole. Sì, poi quando ti hanno raffinato si può sapere chi lodi. Io voglio sapere... Non urlare! Voglio sapere chi sono quelle due persone. Sono due simpaticissime persone, sì. Guarda un po', senza tetto e senza casa. Quelli staremo noi, dopo la rapina però. Calma, Alice... Dunque, questa sarebbe la sorpresa che hai studiato per la sera di Natale? Sì. Portare due barconi a cena da nulla. Sì, topo, sì, perché sono. Bisogna dividere le proprie fortune a Natale con la gente che ha meno fortuna di noi. Ma dice, non gli potevi dare dei soldi, che erano più contenti? Mamma, sì, dal caso che questa povera gente abbia bisogno non di soldi, ma di una famiglia che lo accolga, che lo abbracci. Sì. Li hai abbracciati, topo? E per l'abbraccio ne parliamo dopo. Voi siete pazzi. Ma come? Il vostro vicino viene derubato da Babbo Natale e voi fate entrare in casa due potenziali criminali. Ma li leggete i giornali, sì o no? Non li leggete? Ora adesso non esageri, non faccia l'isterica. Alice ha la testa sulle spalle. Si ha portato due persone in casa e perché qualcuno gliel'ha presentati? Non lo so. È stato Don Ettore in parrocchia? Dove cavolo li hai trovati? Dove vuoi che li abbia trovati? Al Grand Hotel, li ho trovati per strada, no? Dico, ma non gli hai neanche chiesto i documenti? Sì, faccio la poliziotta adesso. Ma non gli hai guardato gli occhi? Sono delle persone bravissime. Dagli occhi si capisce che sono delle persone oneste. Poi sì. Anche la nonna a Natale, ti ricordi quanti barboni invitava? Dico, ma tu stai parlando di 30 anni fa. Allora la gente era molto più buona. Adesso i tempi sono cambiati. Tu stai parlando di 30 anni fa, adesso la gente è più buona, i tempi sono cambiati e non ripetere quello che dico io! Sì, guarda, vado volentieri. Topo, hai detto delle parole bellissime. Ma se non ho parlato? Appunto. Volevo sentire se eravamo... Oh mio Dio, mamma! Ma cosa stanno facendo la mamma? Villano, papale, bucato, papolo! Oh, picchi gli ospiti! Ma dico! Ma dico, ma sai che avrà in bocca almeno 7-8 tartine? Le ha mangiate tutte! Sai! Comunque, noi non siamo certo gente che conta le tartine. Comunque non erano 15 le tartine. Sì, gli dai un dito e ti svuotano il frigorifero. Dai, gli antipasti servono per essere mangiati. Su, prego, prego. No. Scusa. Ci facciamo un prosecchino? Lo vuole nel bicchiere oppure preferisce la botte? Senti, mamma, vai a controllare i tortelloni, eh? Scusate, vuole delle tartine? No, grazie. Scusi, potrei usare il bagno, per favore? Guardi, ne abbiamo uno solo perché anche... È la prima porta sulla destra. Faccia piano perché dorme sì, il bambino. Grazie, grazie. Ma dove va? Prende l'aperitivo, no? No, grazie. Non bevo. Lo prendo io il suo. Bravo. E anche il mio. Ecco, ma tu lo lasci andare in giro solo per caso? Senti, mamma, ti costa troppo sforzo regalare un po' di fiducia a questi poveretti? Sì, mi costa molto sforzo, perciò io lo seguo, io gli vado dietro. No, mamma, no, mamma, ma perché fa così? È semplice, tua madre guarda troppa televisione, questa è la sindrome della signora in giallo. Guarda, stiamo facendo una figura orrenda.
orrenda. Pronto? Sì, sono io. Sì. Tutto bene lì? Sì. Sì. Va bene. Allora io adesso posso staccare il cellulare, d'accordo? Sì. A più tardi. Ma tu chi sei? No, grazie, no. Gigi, vieni. Alice, Alice, chiama la polizia. Mamma, non c'è più posto a tavola. Alice, siamo in pericolo, quell'uomo è un criminale. Ma chi, Sandro? Ma vai, gli piace alzare un po' il gomito, ma... Ma no, quello che in bagno ho sentito che parlava al telefono, aveva un cellulare. Senti, vabbè che cellulare inquinano, ma non è un criminale per questo. Dico, ma non capisci, ma come fa un barbone ad avere un cellulare? Io, per esempio, non ce l'ho. Già, lei non ce l'ha perché tre ne abbiamo regalati e tre ne ha persi. Dico, ma uno me l'hanno rubato anche al cimitero, non ti ricordi più? Solo lei poteva capitare. Comunque, come fai a essere sicura che quell'uomo ha un cellulare? L'ho sentito io con le mie orecchie, non sono mica sorda, sai? E meno male che non è sorda, mancava anche quello. Dopo è Natale. È Natale. Ma l'hai visto? No. Ecco, lo vedi? Lui è andato in bagno, non è abituato, ha visto uno specchio. Si è guardato e si è messo a parlare, lo faccio anch'io. Perché certi poveracci parlano da soli, allo specchio, per non sentirsi soli e farsi compagnia. E mi stai rovinando il Natale. Ecco, è contenta adesso? Gigi, non vedo l'ora che questa cena finisca. Ah, sì? E invece io non vedo l'ora che questa cena cominci perché c'ho una fame bestiale. Io adesso chi sono? Per me sono i complici di quelli lì. Speriamo di no. Perché qualcuno ha comprato solo un chilo di tortellini. Non che io tenga le tartine, scusi, ma le viene il colesterolo a mangiarne troppo? È buono il colesterolo. Guardi, faccia come vuole. Ciao. Hey. Mamma mia, andare in giro per Milano... Un freddo senza uno straccio di mondone. Buonasera. Sì, ma dico pure lei vestito da liscafo a Natale. Io dovevo andare a Napoli. Appunto, la macchina? Non me l'hanno noleggiata perché ci vuole la carta di credito. La mia se l'è fregata Babbo Natale. Allora ti volevo chiedere se gentilmente mi prestavi la tua. Non per pagare, ma solo per garantire. No, c'è un problema. È scaduta. No, ma provi a chiedere ai miei ospiti. Non si sa mai, magari. Ah, grazie. Io chiedo scusa, gentilmente, sono il vicino. Volevo chiedervi se... Non fa niente, come non detto. Vuol fermarsi a cena da noi? Aia, top! No, vedo che avete ospiti di riguardo. E poi devo fare qualche telefonata, voglio chiamare qualche mia ex per vedere se mi presta una macchina per andare a Napoli, perché devo assolutamente raggiungere Napoli, c'è mia madre, volevo cena con lei, stasera ci andrò domani. Quella povera vecchia anzianissima. Ma quanti anni ha sua mamma? Avrà uno o due meno di lei, eh. Ah, ma allora è una bambina! Dai, è Natale, mamma! Aia, te ti conosco, ti ho già visto. A me? Sì. E mi avrà dato l'elemosina? No, è impossibile, viaggio sempre senza liquidi. Tagliamo corto, vi sarete incontrati per strada, no? No, io l'ho visto. L'ho visto sopra il giornale, sì, io ho una memoria di ferro battuto sul giornale, due o tre giorni fa, sul giornale. In cronaca nera. Può essere, oppure la pagina dello spettacolo, o forse lo sport. No, facciamo una cosa, era nella pagina della finanza, eh? Esatto, nella pagina della finanza stava. Sì, senta, io devo dire una cosa. Lei, sta storia di Babbo Natale, non sembra ma la sconvolta proprio. Se non doveva andare a fare delle telefonate. No, volevo approfittare un attimo. No, appunto, prima che me lo chieda, vada a fare delle telefonate. Grazie, auguri ancora. Arrivederci. Buonasera. È pronto. Ciao. Non mi disturbate che conosco la strada. Va bene, grazie. A tavola. Comunque non era scaduta la carta di credito. 31-12. Oh, cantiamo una bella canzone tutti insieme, prego. No. Jingle Bell, mamma, dai, vieni a cantare anche tu. No, tesoro, mi fa male la gola. È il riscaldamento. Io è 15 anni che dormo per la strada, mai un raffreddore. Sì, anche i germi sanno scegliere le loro vittime. Buona questa, ma sa che lei è simpatica. Scaldiamoci la voce. Dai. Mamma. Alice, non è interessato nessuno. Perché qui l'idea giusta è tagliare il panettone e aprire lo spumante. Bravo, questa è la bella idea. Ecco, pensa, se era sbagliato mi staccava la testa. Puoi venire un attimo di là? Sì, scusate un attimo. Sensibilità zero. Chi? Tu. Chi?
Ma non vedi che non sono felici? Ma si hanno mangiato, hanno bevuto e... Pensi solo alle cose materiali, sempre. Loro non sono felici, noi dovremmo trasmettere più gioia, dovremmo dare il calore del Natale. Ma noi due siamo felici. Ma proprio. Sì, siamo felici noi due. Sì. Siamo felici ma o sì, no? Siamo ma felici. No, ma veramente. Ma sì che siamo felici. Dammi un bacino. Un altro. Ma no, dai che c'è, no? Mamma che guarda. No, il corretto no, non lo faccio, ma l'hai fatto fare l'ultima volta alla festa del condominio. Non lo presento io. Allora, signore e signori, com'è il Duo Mantelli? Il Duo Mantelli si esibisce in... Che canzone vuoi? Jingle Bell. Allora, comincia Alice perché è quella che è più leggera ha mangiato bene. Dai, stupido. Dai. Inizio. Dai, via. Jingle bell, jingle bell, jingle orzo way. Orzo way, orzo way. Way. Non è orzo way. E com'è? È all the way, jingle all ma the way. Ma perché mi vuoi sempre mortificare? Perché non è orzo way? Vabbè, ma cosa stai a fare il capello? Ma se mi hai detto facciamo il corretto a me... Tu vuoi sempre fare il capello? Ma devi saperlo. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta. Dal freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti veggo qui a tremar. Oh Dio beato, a quanto ti costò l'averci amato. Canta benissimo, guardi, ho tutta la pelle d'oca, guarda, top. Ma lei è un tenore meraviglioso. Una volta. No, racconti, come una volta? Ma sì, tanto tempo fa, prima di fare il barbone. Hai sentito? Lui non era un barbone. Cioè e uno non è che nasce barbone, lo sposi, lui è ingenuo. E poi cos'è, com'è andata? Sì, io cantavo all'opera. Sì. Era il mio lavoro, era la mia passione, era tutta la mia vita. Poi ho avuto un incidente, per 2 anni ho perso la voce e così mi sono ritrovato disperato, solo al mondo, senza una lira, e mi sono ritrovato a vagare per le strade. Poverino. Poverino, adesso dici, l'hai trattato male tutta la sera. Non so. Cosa faccio? Apriamo l'ombrello adesso. Vabbè, e poi la storia? E poi ho ricominciato a cantare, per le strade, sotto i ponti, sotto le stelle. Cantavo la notte così, per scaldarmi. E pian piano la voce è ritornata. Ma allora, benedetto uomo, perché non torna a lavorare? Ma no, era passato troppo tempo. E poi mi ero abituato a questa vita. Non è male, sapete. Ma io dormo sotto i monumenti, davanti ai palazzi più belli della città. E il massimo è quando riesco ad intrufolarmi dentro al Duomo. Allora mi accuccio nella guglia più alta che c'è e di lì guardo la città che si addormenta insieme a me. Manco un re a un panorama del genere! Andiamo anche noi a dormire sulle guglie una sera. Se volete io una sera vi ci porto. Ah, ma che bello, vengo anch'io! Visto? Neanche sulle guglie ci lascia in pace. No. Ma chi è ancora? Ragazzi, scusate che sto ancora qua, ma sono demoralizzato. Demoralizzato, ho chiamato a tutte le mie ex, una lista lunga così. Non c'è stata una che mi ha potuto prestare la macchina. Io dovevo andare a Napoli. Si è fatta pure tardi, non ho mangiato niente. Vabbè, senta, ormai, giustamente come detto lei, è tardi, si fermi da noi, c'è ancora qualcosa da mangiare. Grazie, visto che insistete, accetto. Solo che ti rubo una piccola telefonata interurbana perché voglio avvisare a mia mamma che ci vado domani. Che vecchie, povera vecchia. La voglio avvisare, scusate. Vabbè, allora adesso a parte lui, è il momento di aprire lo spumante no, pane tu. No, è l'atmosfera giusta per aprire i regali. Dai, venite tutti i focolari. Dai, piano, dai, perché su ogni pacchetto c'è il nome, non aprire dai. I pacchetti degli altri. No, non è miei, tuo questo. No, quello è della mamma. Questo è mio? Tieni, questo qua è tuo. Questo è suo. Mi è venuto un'idea per un regalino anche per lei. Ah, grazie, sei troppo caro. No, mamma, è la mia vicina. Sì, sono gente un po' invadente, ma sono così buona. No! Ragazzi, guardate che bello! Ma chi me l'ha fatto? La signora Wanda! Un casco! Signora, come sto? Ma è da viatore! Sì,
lo so, ma tanto con quella moto che hai in terrazzo che non la muoverai mai. Già. La, no, guarda, la mamma un po' ha ragione, sono mesi che provi a mettere le moto e non ci riesci. Questo valeva fino a ieri, perché questo è il mio regalo personale per la mia moto. Attenzione. Cos'è? Questo? Con questo carburatore la mia moto non parte, decolla. Posso vederlo? Sì, venga, scusi, sì. Non sentivo neanche. Piano, che mi è costato 30 otturazioni, sì. Ci ho messo un sacco a trovarlo. Piano. Lei ha un galletto? Galletto fine anni 50, originale. E allora non decolla? Con questo carburatore non partirebbe neanche un monopattino. Ma cosa dice? Lei non sa quel che dice. Io sono andato dai migliori meccanici italiani. Ci ho messo 7 mesi a trovarlo. Sì, ma questa è la prima serie. Quella difettosa è stata ritirata dal mercato. Ma come fa a saperlo? L'ho costruito io, questo carburatore. Ah, allora è lei che è fallito per colpa lì di quel carbucoso? Beh, fallito proprio no. Beh, non è andata molto bene. Mi sono ritirato dal settore carburatori e mi sono occupato di turbine aerospaziali. Gran parte degli aerei in volo montano i miei motori. Ma ecco chi è! Questo qua è l'ingegnere Ravelli, quello che ha acquistato una linea aerea 5 giorni fa, l'ho letto sopra il giornale. Complimenti! Lei è quello che dice lui? Lei aveva un cellulare? Cosa vi avevo detto io? No! Lei ha detto che era un criminale, scusi, mi dite che è un brutto. Lei dovrebbe vergognarsi perché ha tolto l'opportunità a un poveraccio vero di passare un Natale in una casa al caldo. E sua moglie ha ragione, io sono venuto a scroccare, ma soltanto un po' di affetto. Sì, è vero, io sono un uomo ricco, potrei stare in mezzo a tanta gente che fingerebbe di volermi bene, ma l'affetto, vede, non lo si può comprare, al massimo lo si può rubare da chi ne ha tanto, come voi, che siete una famiglia felice, non come me, che non sono stato capace di costruirla. Le chiedo scusa, signora, io cercherò di rimediare, ma sappia che, come dice lei, qualche volta bisogna saziare anche l'anima. Devo smettere di bere l'acqua perché mi esce sempre dagli occhi. Ma cosa fa? Si commuove anche lei? No, mi sono commosso pensando al patrimonio dell'ingegnere. Ma questo è Riccardino, si è svegliato. Gigi, le faccio mandare un carburatore nuovo, corretto. Grazie, buonasera, buon Natale a tutti. Un attimo, ingegnere, scusi. Lei che ha tutte queste turbine aerospaziali, sì. Non è che c'è un automobile da prestarmi, che io dovevo andare a Napoli, almeno ci vado domani. Beh, ma io la faccio portare con un mio aereo, in un'ora è a Napoli. Ma c'ha l'aereo? Certo che c'ha l'aereo. Ma non è che mi fa portare a Ibiza? A Ibiza? Sì, perché già sono incompleto. C'è una mia ex che mamma gli voleva tanto bene, passiamo il Natale insieme. Quella sì, scusi, ho una domanda un po' particolare. Quanti posti ha il suo aereo? Ma quello ha 6 posti. 6 posti? Signora Wanda, e lei c'è mai stata a Ibiza? No, mai. E ci andrebbe volentieri. Sì. E perché non ci va? No, carino, non vi lascio soli proprio a Natale. Cloppete. Ma chi è il mio trappolino? Ma si è svegliato. Facciamo una foto, un autoscatto, tutti sì, in gruppo, dai, sul dai, divano. Dai, dai, che un Natale così vieni, non capita più, forse. Vieni, stai in braccio alla mamma. Allora, piano. Guarda il papà. Ecco, Alice, c'è un problema, è l'ultima, non possiamo sbagliarla, eh? Allora, sbrigati. Fatemi posto. Se no rimani fuori. Facciamo un posto molto grosso per il topo. Dai. Ridi, amore. Dai. 5 secondi da quanto schiaccio. 1. Via. Dai, via, sbrigati. Hanno provato a rovinarmi il Natale, non sono riusciti. Oddio. Non mi rovineranno la foto. No! Buon Natale. Hai visto Riccardino come era contento dei regali? Senti, ma per te fino a quanti anni crederà Babbo Natale? Fino a 7, io ho smesso a 16. Io ho 8. Sì, buon Natale per voi, perché a me non c'è un regalo che funziona, eh. Oh. Il casco non è omologato. Il carburatore non va. E tua madre mi ha rovinato la foto ricordo. No, perché dici così? Di corpo sei venuto benissimo. Di corpo. A proposito, non vuoi dire quel segno lì al vicino? Che avevo capito che regalo fargli. Cosa? Ne ho fatto un montone.
Il mio montone. Il mio montone? Sì, il tuo montone. Quello che ho via da 15 anni. Ma no, quello del presepio, questo qui. Dov'è che ce n'era uno anche qui? Ah, mamma mia, che spavento. No, perché il mio montone lo sto tenendo via, perché quando poi perdo 20 kg lo mette tutto quelli attillati così. Peccato, no? Perché l'ho regalato a Sandro. A chi l'hai regalato? Ma che bel pelo! Ma che bel pelo! Ma che bel pelo!